Ed eccoci ritornare nuovamente in diretta per questa che è l'ultima parte della nostra trasmissione. Come anticipato poc'anzi, andiamo a salutare l'onorevole Andrea De Priamo. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Dunque, domani che cosa accadrà all'interno della nostra città? Rimaniamo sempre nell'ambito delle iniziative che sono state portando avanti per chiedere la liberazione dei due Marò. Domani è stata organizzata una sorta di maratona oratoria nel piazzale del Pantheon, e dalle 15 del pomeriggio, su insomma iniziativa di alcune organizzazioni, alcuni esponenti, diciamo, per quanto riguarda il gruppo giovanile del PDL, in particolare anche l'onorevole Giorgia Meloni, insieme a molti di noi, hanno, diciamo, è partita una sorta di mobilitazione spontanea anche attraverso i social network. E quindi si è deciso di organizzare questa giornata che poi è aperta a tutti, nel senso che vuole essere una sensibilizzazione rispetto a quello che noi riteniamo a questo punto una questione anche di dignità nazionale, rispetto per il nostro ruolo, e quindi la liberazione dei nostri due Marò, che sono evidentemente sottoposti in questo momento a uno Stato che non dà assolutamente garanzia rispetto a tutto quello che è l'aspetto di diritto internazionale, di un rispetto assoluto di tutti le prerogative che anche negli accordi tra Stati vigono e devono essere rispettate. Ecco, questo è molto molto importante. Onorevole, io approfitto della sua presenza, della sua partecipazione alla nostra trasmissione, perché so che quest'oggi si è tenuto consiglio in Assemblea Capitolina, e quindi per chiederle, insomma, un resoconto dei temi trattati nella giornata di oggi. Ne approfitto in maniera proprio spudorata. Sì, no, tranquillamente, tanto ci mancherebbe altro. È sempre positivo poter un po' informare di quello che accade l'Assemblea Capitolina, che ricordiamolo, è la casa di tutti i cittadini romani, perché poi questo è, e questo dovrebbe essere sempre di più, un luogo dove appunto si affrontano tutte le tematiche che riguardano la nostra amata città. Oggi si è continuata quella che è definita sessione urbanistica, quindi una serie di delibere che riguardano la pianificazione territoriale. In particolare è stata approvata una delibera, diciamo, anche inerente al patrimonio, ovvero la Basilica di San Pietro fuori le mura, che ha una, diciamo, attraverso questa delibera vedrà una serie di interventi per la tutela della stessa, quindi una serie di recinzioni e altri interventi che, in vista, diciamo, la appartenenza della stessa allo Stato del Vaticano, è stato necessario appunto una delibera che rappresentava anche una sorta di varianza urbanistica per poter dare più lustro a questo importante elemento. Poi l'assemblea proseguirà insomma giovedì, e pensiamo di arrivare nei prossimi giorni a affrontare altri temi molto importanti sempre sull'urbanistica, per poi arrivare a quello che sarà ovviamente a ridosso di Pasqua il tema del bilancio, un bilancio molto importante, perché sappiamo che ci sono una serie di criticità legate ai tagli agli enti locali e decisi dal governo, in particolare da quest'ultimo governo, e quindi sarà necessario mettere in campo un bilancio che non vada a tagliare quei servizi essenziali che noi vogliamo siano assolutamente mantenuti per la nostra città, per tutto quello che è anche il tema che il sindaco Alemanno sta ponendo al governo, del cosiddetto patto di stabilità. Che esattamente, ma che prospettive abbiamo a suo avviso, che le istanze presentate dal sindaco Gianni Alemanno in merito appunto alla deroga al patto di stabilità interno, che tutti i comuni, compresa Roma Capitale, dovrebbero rispettare, vengano accettate? Guardi, noi, come insomma è stato poi anche reso noto dagli organi di stampa, ci siamo riuniti nei scorsi giorni con il sindaco nella giornata di sabato, peraltro era il giorno del suo compleanno, è stata una riunione, diciamo, di maggioranza con gli assessori consiglieri della maggioranza, e il sindaco ha chiarito che punta molto sulla trattativa tra governo ed ANCI, quindi associazione dei comuni, non facendo quindi di questa solo una battaglia di Roma, ma una battaglia di tutti i comuni, perché bisogna poi, e questo io ho anche detto in quella sede, trasferire, diciamo così, questo dibattito da un aspetto molto tecnico, perché magari se
prendiamo, che ne so, la signora Maria al mercato, gli parliamo del patto di stabilità, probabilmente non sa di cosa si parla, ma se poi gli spieghiamo a lei, come tutti i romani, certo, che attraverso quelle norme così rigide non è possibile fondamentalmente più fare investimenti e anche utilizzare i soldi che ci sono nelle casse come Roma, quindi non parliamo del problema della scarsità della mancanza dei fondi, ma parliamo, esatto, di fondi che esistono ma non possono essere utilizzati, perché una norma che in teoria sarebbe giusta, ovvero se tu comune sei indebitato non puoi fare nuovi investimenti. Ovvio che su un comune come Roma, che ha un indebitamento cronico e che deriva da tanti anni, significa bloccare, al di là delle metropolitane che già oggi derogano al patto di stabilità, però non è che Roma può vivere solo sulla linea B1 o la linea C che si stanno facendo, ma deve vivere su tanti altri investimenti, da quelli per le infrastrutture a quelli per le scuole, mm-hmm, e gli asili, molti dei quali sono, diciamo, in via di realizzazione o potranno essere realizzati se si ottiene questa deroga, fino ai servizi sociali, ai servizi alla persona e tutti quelli che sono le politiche di Roma Capitale. Quindi è importante far capire che ci sia una pressione popolare, io direi, da parte di tutta la città e di tutti i comuni, verso il governo, per trovare una soluzione che consenta almeno gli investimenti principali, certo, gli investimenti più importanti, quelli che sono definite priorità dalle amministrazioni, possano essere realizzati. Ecco, onorevole De Primo, è fondamentale, noi la ringraziamo della sua disponibilità, della sua partecipazione questa sera e le auguriamo un buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie all'onorevole Andrea De Primo, consigliere in Assemblea Capitolina del Popolo della Libertà di maggioranza DUN.